Buongiorno ragazzi, com'è andato il vostro turno infrasettimanale? Fatemi sapere qua sotto se avete vinto, perso o pareggiato. Per noi, per la nostra 9 luglio 2006 è andata bene, ragazzi, l'abbiamo sfangata contro il veterano del Fantacalcio, portando una vittoria importantissima che ci consente di rimanere in testa alla classifica. Per maggiori dettagli, ragazzi, guardate gli ultimi post del canale. In questo video andremo a vedere squadra per squadra, partita per partita, chi è meglio schierare per la prossima giornata di campionato. E vi ricordo, ragazzi, date già la formazione perché si inizia già domani, ore 15. Tanti appuntamenti qua sul canale. Per quanto riguarda le live di preparazione per risolvere tutti i vostri dubbi, infatti inizieremo stasera ore 18:30. Altro appuntamento domani, via eccezionale, ragazzi, ore 10:30, live mattutina, sempre qua sul canale e a seguire sulla piattaforma Viola. E poi ultimissima live giornata all'una per tutti i dubbi in extremis. Ora, ragazzi, iniziamo e andiamo a vedere chi schierare e chi no per questa 16ª giornata di campionato. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. La giornata inizia con un bel testa coda che vede di fronte Milan e Salernitana. In linea di massima, ragazzi, i giocatori del Milan tutti consigliati. Vi dico in particolar modo Maignan, Tomori, Theo, che sì, Messias da sfruttare il momento di questo giocatore, ragazzi, anche qualora dovesse entrare dalla panchina, e Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda invece la Salernitana, si può pensare di schierare il buon Ribéry al rientro in campo dal primo minuto. Passiamo ora a parlare di uno dei due big match di giornata, ossia la partita tra Roma e Inter. Capitolini che giocheranno in casa, ma arrivano da un periodo così così, non di certo esaltante, mentre l'Inter schiacciasassi delle ultime giornate vorrà sicuramente continuare a fare bene per rincorrere la vetta della classifica. Per quanto riguarda la Roma, non rischierei Rui Patricio, sinceramente. In difesa, attenzione ai Bagnets che di solito in questi match o fa degli errori grossolani oppure timbra il cartellino, diciamo che non è un giocatore da vie di mezzo. In mezzo al campo, Veretout potrebbe ricevere un rigore a favore e quindi tornare al gol, mentre per quanto riguarda la tre quarti, Mkhitaryan su tutti gli altri. Shomurodov che dovrà sostituire Abraham, vi ricordo ragazzi sia Abraham che Castro squalificati. Bene, Shomurodov si può schierare come terzo slot d'attacco. Mentre per quanto riguarda l'Inter, attenzione al possibile ritorno di De Vrij in mezzo e si può schierare, ragazzi, insieme agli altri difensori nerazzurri. Per quanto riguarda il centrocampo, darei fiducia ai soliti Barella, Perisic, ma anche Çalhanoğlu, ragazzi, che sta vivendo una seconda giovinezza in questo momento. Davanti si possono schierare sia Dzeko che Lautaro Martinez. Mentre veniamo ora a dare uno sguardo al secondo big match, quello tra Napoli e Atalanta. Due squadre tutto sommato in forma entrambe, una è la capolista e l'altra è l'Atalanta che ultimamente fa 4-5 gol a partita, ma partiamo dal Napoli. Assenza importante quella di Koulibaly in difesa, giocherà probabilmente Juan Jesus più pronto rispetto a Manolas, mentre dovrebbero farcela a recuperare sia Ruiz che Insigne, anche se ovviamente non saranno al meglio. Ospina, ma così come anche Musso, sinceramente, avendo delle alternative, li eviterei. Potrebbe infatti essere una gara spettacolare e quindi ricca di gol. Mentre per quanto riguarda la difesa del Napoli, metterei sia Di Lorenzo che Mario Rui. Per quanto riguarda il centrocampo, beh, Ruiz comunque rimane schierabile, così come Zielinski. Mentre per gli attaccanti andrei con Mertens e Insigne. Leggermente più indietro Politano, ristabilitosi da poco dal Covid. Mentre per quanto riguarda l'Atalanta, Toloi è il mio difensore preferito per questa partita. Può fare bene anche Zappacosta. Non vedo benissimo Maele, così come eviterei De Roon e Freuler. Mentre davanti vari Pasalic, Ilicic e Zapata si possono comunque mettere nonostante i big match. Passiamo ora a parlare di Bologna-Fiorentina e qua dobbiamo prendere in considerazione due dati statistici. Il Bologna viene da tre porte inviolate consecutive, veramente un ottimo risultato se solo si pensa all'andamento difensivo del Bologna della scorsa stagione, mentre la Fiorentina viene da 8 gol realizzati nelle ultime tre partite. Per questo motivo staremo a vedere quale delle due statistiche prevarrà sull'altra per questa partita. Per quanto riguarda il Bologna, perciò non è follia mettere Skorupski comunque in porta. Per quanto riguarda i difensori,
tight meglio degli altri. A centrocampo consigliato sempre Svanberg, mentre davanti attenzione all'assenza importante di Arnautovic, e questa ragazzi sarà una delle chiavi tattiche della partita. Giocherà a prima punta Barro, che comunque si può mettere come terzo slot, così come si può mettere a centrocampo Soriano se mancano alternative. Per quanto riguarda la Fiorentina, torna Milenkovic in difesa, consigliati sia lui che Biraghi. A centrocampo Jack Bonaventura si può schierare, mentre per quanto riguarda l'attacco, beh, si può mettere sia Vlahovic, capocannoniere al momento del campionato, poi anche Nico Gonzalez, che dovrebbe essere in campo dal primo minuto, e anche Saponara, autore di un ottimo periodo di forma. Passiamo ora a Spezia Sassuolo, una partita che vede di fronte una squadra che spesso e volentieri subisce molti gol, ossia lo Spezia, contro una squadra in forma che si sta guadagnando la nomea di ammazza grandi, ossia il Sassuolo. Per quanto riguarda lo Spezia, eviterei il reparto difensivo in toto. A centrocampo il solito Maggiore invece è consigliato, mentre davanti consigliati Verde e Nzola. Se non avete alternative, possono essere usati come terzi slot d'attacco. Sassuolo invece, che si dispone con consigli in porta, e tutto sommato si può schierare. Invece in difesa darei fiducia a Ferrari dopo il gol decisivo del pareggio contro il Napoli. In mezzo al campo Frattesi potrebbe fare molto male con le sue incursioni. Davanti, beh, consigliatissimo Mimmo Berardi, veramente un periodo d'oro per lui, ma anche Scamacca, che è in questo momento altrettanto in forma. Veniamo ora a Venezia-Verona, una partita che schiera di fronte due piacevoli sorprese di questo campionato. Per quanto riguarda il Venezia, si sa che in casa di solito fa delle ottime prestazioni e sono schierabili sia Caldara che Ceccaroni per la difesa, mentre poi come non consigliarvi Aramu, che è il fantasista della squadra e anche il rigorista. Invece in casa Verona, tutto sommato si possono schierare i giocatori della linea difensiva e anche il portiere, in quanto il Venezia difficilmente dilaga come gol fatti. Invece sugli esterni più Lazovic di Faraoni, in mezzo al campo consigliato Ilic, magari per qualche propensione offensiva, dalla tre quarti in avanti, beh, ci sono ottimi motivi per mettere tutti e tre i giocatori. Barak, lo sappiamo, rigorista della squadra, Caprari il fantasista, e Simeone, attenzione perché potrebbe essere iniziato il suo periodo di down. Sappiamo che è un giocatore che vive di alti e bassi, ma tutto sommato come terzo slot di una partita del genere si può schierare. Sampdoria-Lazio mette di fronte due squadre che hanno evidenziato dei problemi difensivi in questo periodo. Sappiamo la Samp oramai sembrava migliorare, invece è ricaduta nella sua debolezza difensiva, mentre invece la Lazio ha subito 8 gol nelle ultime due partite, ragazzi. Perciò attenzione a entrambi i reparti difensivi, dove è consigliato solamente il solito Acerbi. Ma passiamo alla Sampdoria, dove consiglio vivamente come sempre Candreva, il vero uomo in più di questa Samp, mentre davanti si possono schierare come terzi slot d'attacco sia Gabbiadini che Caputo. Invece per quanto riguarda la Lazio, beh, schierabili i due centrocampisti Milinkovic e Luis Alberto, davanti un po' lo stesso discorso fatto per i sampdoriani. Si possono mettere tutti i giocatori proprio per sfruttare questa debolezza delle due squadre in fase difensiva. Juventus-Genoa è una di quelle partite dove, nonostante il periodo di poca forma dei bianconeri, sinceramente non mi sento di consigliare nessun giocatore genoano. Questo perché ci sono veramente troppi infortuni e la squadra deve ancora trovare la quadra, soprattutto a livello di risultati. Per quanto riguarda la Juventus, vediamo qua schierata con un 4-4-2, ma attenzione perché Max Allegri potrebbe anche riproporre il 4-2-3-1 visto contro la Salernitana. Consigliati Szczęsny, in difesa si possono schierare praticamente tutti, attenzione ad Alexandro che non è in un periodo di forma grandissimo, mentre a centrocampo potrebbe continuare a fare bene Bernardeschi dopo l'ultimo assist in campionato, e davanti schierabili sia Dybala che Morata. Empoli-Udinese vede contrapporsi due squadre che ultimamente concedono molto dal punto di vista difensivo. Per quanto riguarda l'Empoli, perciò, non ci sono grandi nomi nel reparto arretrato, mentre a centrocampo vi consiglio Bandinelli e Henderson. Davanti sono schierabili sia Pinamonti, rigorista della squadra, che Di Francesco. Per quanto riguarda l'Udinese, sul reparto difensivo, vi dico un nome che di solito riesce a prendere sempre a sufficienza, che è quello di Nuitink, ma gli altri niente di che.
Attenzione a Rodrigo Becao perché dopo essere uscito per infortunio nell'ultima partita potrebbe anche riposare. Mentre per quanto riguarda i centrocampisti nulla di particolarmente succoso da segnalare, gli attaccanti, vari Deulofeu, Pussetto ma soprattutto Beto, si possono mettere ampiamente nella vostra formazione titolare. Vediamo ora insieme l'ultima partita di giornata che si svolgerà lunedì sera tra Cagliari e Torino. Beh, per quanto riguarda il Cagliari, potreste anche rischiarvi, se non avete alternative, Carboni in difesa dopo l'ottima prestazione nell'ultima partita. Attenzione anche a Godin che dovrebbe essere recuperato, mentre a centrocampo si può mettere Nandez, davanti più João Pedro che Keita. João si può mettere anche in quanto rigorista, mentre Keita schierabile come terzo slot d'attacco. Per quanto riguarda il Torino, si può mettere Milinkovic-Savic se non avete alternative migliori. In difesa, beh, l'ottimo Bremer è sempre consigliato. In mezzo al campo, Pobega potrebbe dare seguito al bonus portato nell'ultima giornata, mentre da tre quarti in avanti, più Brecalo che ha riposato di Praet e Sanabria si può comunque mettere se non avete di meglio. Bene ragazzi, questa era la mia analisi per la 16ª giornata di campionato. Vi ricordo, scrivete qua sotto i vostri dubbi che iniziamo ad analizzarli insieme, ma poi stasera li vedremo ancora meglio alle ore 18:30 qui sul canale YouTube in live. Qua sotto in descrizione trovate tutti gli altri appuntamenti per quanto riguarda questo fine settimana. Come al solito vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi, attivate anche la campanella, mi raccomando, e noi ragazzi ci vediamo stasera in live alle 6:30 qui sul canale. Ciao ragazzi!